E poi per rispondere a voi che vi state chiedendo: oh, ma come fa a stare con la felpa di questo periodo? Si muore di caldo? Beh, questo ufficio climatizzato, e voglio sempre sfoggiare una felpa dal mio design della Mates Collection. A few moments later. Sto sudando adesso. Mannaggia la felpa, dicevo, questo ambiente climatizzato, un corno. Bentrovati signori, siete con il mitico, il famoso, come non, anche no, Electric. Fatemi infilare questi nunchaku qui, non si chiamano nunchaku, si chiamano Joy-Con. Perché un altro video di gameplay, direte voi? Beh, ci sono due motivi in genere per i quali faccio video di gameplay. Uno, non ho tempo per fare altro, perché altri video che sto facendo, vedete, sono un po' laboriosi, richiedono un po' di ricerca, o quelli di disegno che richiedono almeno un'ora e mezzo di tempo per fare un disegno fatto bene, più un'oretta di montaggio, anche di più, 3 ore complessive. Motivo numero due, questo gioco mi sta ciucciando l'anima e lo adoro, lo amo, e sto imparando, signori. So che il video scorso avete visto che ho fatto cagare la minchia, invece oggi no, oggi ci mettiamo la prova. Vorrei tanto giocare online, perché ieri ho giocato online e ho vinto tipo 4-5 scontri di fila, che tra l'altro li mischia, a volte un 3 tutti contro tutti, un 2 contro 2, una partita pallavolo 1 contro 1, una partita contro un boss al centro e in 3 che tocca massacrarlo. Ci sono molteplici modalità, ma soprattutto questo gioco è difficile, signori. Mica ciaspoleo. Grazie Nintendo per aver fatto un gioco con un certo livello di sfida per il Peo, perché Peo ama la sfida. Non so se voi nuovi arrivati lo sapete, ma io sono un avido giocatore di Dark Souls, Bloodborne. Sono un tipo che ha finito Final Fantasy XV rimanendo a livello 1, non so se è chiaro. Poi non ho più registrato, però sì, sappiate che l'ho fatto. Potete trovare il video di Final Fantasy XV che ho mantenuto a livello 1, in cui mi sono divertito come un pollo perché ammazzavo i boss con una facilità assurda anche se ero a livello 1. Insomma, questo è Electric. Ma a parte questo, oggi ci mettiamo alla prova. Io ho finito il torneo mantenendo la difficoltà a livello 4. Ed è stato difficile, ok? È stato difficile. E ci sono 10 livelli di difficoltà. Nella partita in singolo, qui ti permette di arrivare fino al livello 7. Quindi ho pensato, oggi mi metto alla prova. Proviamo il livello 7. Ci proviamo, Non so come andrà. Senza tempo, perché di solito il limite di tempo può anche aiutarti. Fa parte della strategia, capisci? Cioè tu lo hai picchiato abbastanza, vedi che mancano 10 secondi e avete pochissimo sangue di differenza. Beh, schiva un po' e aspetta che finisce il tempo, perché sennò è molto rischioso buttarti all'attacco. E Twintail è definitivamente il mio personaggio preferito. Esatto, poi viene Helix, che se avete visto su Instagram l'ho disegnato nella bustina della merenda. E poi altri ci ho provato, insomma, però la mia preferita in assoluto è Twintail. Uno, perché ha un corpo umano e non ha le braccia diaboliche come tutti quanti. Forse anche questa no, questa può darsi che ha le manine così lì dentro e combatte con le levette. E tra l'altro, che chiappe, signori, oh. Ma se questa persona esistesse dovrebbe assicurare il culo, come Jennifer Lopez. Mica ciaspole, oh. E poi per rispondere a voi che vi state chiedendo: oh, ma come fa a stare con la felpa di questo periodo? Si muore di caldo? Beh, questo ufficio climatizzato, e voglio sempre sfoggiare una felpa dal mio design della Mates Collection. C'ho il simbolo Mates dietro, si vede? E il quadrifoglio. Ma bando alle ciance, iniziamo. Ah, si può anche selezionare di un colore diverso. Questo non mi fa impazzire, verde. Vediamo questo. Tutta viola. Tutta viola ci piace. Andiamo a combattere con No, ninjara. Calma, no, non sto barando, però semplicemente iniziare ad allenarsi a livello 7 contro un ninjara è una roba. Ninjara mi ha messo estrema difficoltà a livello 4, per capirci. È già il cancro dell'online. Tutti scelgono ninjara o questo qua, Kid Cobra, perché sono molto veloci, bla bla bla, eccetera. A me non piacciono. Cioè, l'ho usato quell'altra volta così. Ecco, contro Kid Cobra, ci mancava questa. Va bene, andiamo in uno stadio semplice, tipo la grande scodella. Ci piace la grande scodella. A voi piacciono le scodelle? A me tanto. Soprattutto perché le scodelle ci si mangia dentro. Non lo so, Siamo pronti, Sono diventato parecchio bravo questi giorni. Vediamo se ho imparato, insomma. Vado per ora con il mio cazzotto Albatros, che è elettrico, e il freezer, che è congelante. Proviamo. 3, 2, 1, arms, bitches. Accidenti, sono stato colpito. Madre, non mi colpire. Eccolo! Accidenti! Uno! Un due! Vai che lo prendo con la bomba? No! Estremamente forte il livello 7, porca miseria, non riesco a colpirlo! Preso!
Accidenti, ha lanciato le braccia per pararsi dalla presa. Perché di solito la presa la faccio subito dopo che lo congelo. Sto già buscando come un animale. Oh, ho lisciato una cacchio di presa, ma sono un pirlomane. Via i cazzottoni, dai, è sotto! Sozzo! Ok, stiamo più o meno col sangue pari. Lui non è riuscito a colpirmi con la sua mossa speciale, questo è un bene, perché sennò stavo già perdendo, però riesce sempre a colpirmi con quel cacchio di boomerang. Accidenti! Devo riuscire a colpirlo con l'uccellino. Prima cazzotto e poi uccellino. No, sto buscando. Prendilo! Cristo santo, no! Sto per morire, madre! Colpiscilo con st'uccellino! Colpiscilo! Cristo, sono morto! Maledizione, io lo sapevo, livello 7 era troppo per Feo. È questione di allenamento, signori. Adesso proviamo un'altra tattica. No, anzi, vado con la stessa tattica perché mi trovo molto bene con questa combinazione. Spara tutto il bastardo, mi prende sempre. Sta molto sulla difensiva, ovviamente. Ci dovrei stare un pochino anch'io. Ma invece io sono un po' un attaccante spietato. Infatti sto buscando e ho preso la presa nel culo proprio. Colpisci, maledizione, si è parato. Il mio attacco speciale è andato sprecato. E ho fatto anche una rima, hai capito, zio? Accidenti. Ah, beh, ti ho preso stavolta. Ci hai dato solo due colpi fino adesso. Prendi sul mento, zozzo. No! Bicis m'ha preso. No, con una presa, porca miseria, ci sono caduto proprio. Eccolo là, e perde. Electric Peo perde. Porca zozza, ma proprio tosto livello 7, non riesce a colpirlo. Schiva tutto, è precisissimo. A questo punto non solo provo di nuovo, ma al posto dell'uccellino metto il Ram Ram, che è di fuoco, quindi dovrebbe fare parecchio danno. Quindi andrò sempre con l'1-2, prima il ghiaccio e poi il Ram Ram che fa il danno. Proviamo. Mi muovo perché la mia abilità può rallentare i cazzotti. No! Accidenti. Vabbè, un po' ti prendo, eh. Un pochino. Accidenti. Prendilo sulla testa, maledetto! Sì! Adesso sto un po' sulla difensiva perché lui ha la mossa speciale carica. Quindi per sicurezza tengo un po' le distanze così da schivarla e contrattaccare. Esatto. Mi ha preso uguale perché io sono un pirlomane, però va bene. Maledizione, quanto attacchi, zio! Stai un pochino calmo. Maledizione! Prendilo con la bomba! Sì! Quei 200 punti danno l'ha preso. Dal musetto l'hai preso. E va, mori ammazzato, tu, tua nonna, tua mamma, tutti quanti. Ma è impossibile, Cristo. Però Peo può diventare forte. Può farcela, Peo. Io torno alla tecnica con l'uccellino, che tanto non lo prendo mai. Questa volta inverto, perché ho fatto caso che vado sempre prima col destro. Per qualche strano motivo. Non è una cosa a cui penso moltissimo. Ma va, mori ammazzato, quella frusta te insegue. Sì, vaffanculo. Ma vaffanculo, pure la presa, zio, dai. È questo che tanto non lo prende, la mossa speciale ho sprecata. Bene, ho schivato la mossa speciale, ma questo non mi salverà. Sì. Un colpo abbiamo dato, signori. Preso, maledetto. Beccati questo danno, ti fa male il danno? Sì. Accidenti. Colpiscilo! Ma perché? Come ha fatto a pararsi? C'aveva il cazzotto a distanza. Schiva, schiva, Frank. Schiva, schiva. Brava. No, non ha presa adesso. Non ci stava benissimo. Ma va, mori ammazzato, guarda. È impossibile, ma ce la farò. Non in questo video, a quanto pare. Non in questo video. Almeno un KO. Uno glielo posso dare. Ho ricambiato il cazzotto sinistro. Vediamo come va, perché l'uccellino non lo chiappa neanche per sbaglio. E va, mori ammazzato. Ma va, mori ammazzato. Preso, bastardo. Zozzo. Skateboarder del cavolo. Perché lui dovrebbe rappresentare uno skateboarder, capito? Colpiscilo, yes! Oh, quanto mi piace quando va a segno. Dai. Preso, bastardo, questa volta mi sa che buschi. Maledizione.
è riuscito a recuperare un po' di vita, ma anch'io, perché c'era quell'oggetto che è arrivato. Becca qua, tiragli la bomba. Maledizione. Yes. Colpiscilo al bastardo, dai. Yes. Yes. Visto, però in un video ce la fa. In un video, per ora abbiamo solo un KO, dai. Sto sudando adesso. Mannaggia la felpa, dicevo, questo ambiente climatizzato, un corno. Adesso sudando, maledetto gioco. Maledizione, iniziamo malissimo. Preso, bastardo. Alla mossa speciale pronta, mi ha preso. Non defunto. Vai, becca qua, sotto te chiappo io, brutto. Sotto mai. Mamma mia. Preso, oh mio Dio, ce la sto facendo. Preso. Non ti farò recuperare, zozzo. Neanche lui. Un po' si è recuperato il bastardo. Accidenti. Maledizione. Maledizione, la bomba no. Preso. No, la mossa speciale. Prendilo, maledizione, sì. E ce la fa, livello massimo. Tre tentativi ci sono voluti e tanto sudore, sento le goccioline lungo la schiena, porca miseria, però mi ha dato 6 monete, oh, mica ciaspole, però sono state 6 monete un po' troppo faticose. Polletti, che dire, spero che vi siate divertiti nel vedere tanta potenza da un vero uomo, ovvero Electric. Mi auguro che vi stia piacendo, perché questo gioco mi sta piacendo davvero tanto. È una droga. Meno male che la Nintendo ha un po' di creatività nel cacciare fuori i prodotti strani. E i comandi rispondono parecchio bene per essere dei sensori di movimento, ecco. Soltanto che ti fa sudare quanto un colpo se giochi a sti livelli. Porca zozza. Quindi se vi è piaciuto questo video, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, sempre ricordando che questo è Electric.